tutti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo e qui parliamo ogni giorno dello sport più bello del mondo. Ieri si è giocata la seconda serata del Match Day 3 della UEFA Champions League e sono stati scelti i 16 Man of the Match, uno per ogni partita. Quindi oggi andiamo a leggere i commenti tecnici che ho trovato sulla pagina della UEFA e li confrontiamo con i dati che non mentono mai. Quasi mai. Li confronteremo, vedremo se hanno fatto delle scelte sensate o se non siamo per niente d'accordo. Iniziamo. Iniziamo da Bayern, Victoria Pilsen. Sadio Mané è stato scelto come Man of the Match. La squadra tecnica dice che ha guidato bene la partita chiudendo la difesa, è riuscito a penetrare le linee avversarie con passaggi, buoni passaggi, un buon ritmo, ha segnato un gol, ha mantenuto la pressione per tutta la partita e il suo gioco di posizione è stato eccellente. Andiamo a vedere la posizione di Mané durante la partita, eccolo lì, 17 sulla sinistra, e anche dalla mappa del calore della sua posizione vediamo che in effetti si è dato molto da fare, sembra il padrone di quella zona di gioco, si è mosso piuttosto indisturbato. Qui vediamo anche i tocchi e i tiri di Sadio, uno dei quali è finito in gol, quindi sono d'accordo. Passiamo adesso a Marsiglia Sporting. Amin Harit è il migliore della partita secondo la UEFA, secondo la squadra tecnica, e dicono ha segnato un ottimo gol, ha lavorato molto sul pressing, è stato disponibile anche a tornare, a correre indietro, a correre dietro alla difesa dello Sporting e ha legato bene con il terzino sinistro Nuno Tavares. In effetti vediamo che dalla mappa, sia dalla mappa del calore che comunque ci mostra che si è dato da fare e non solo sulla sua fascia, anche a livello di tocchi e tiri è stato attivissimo ieri, ha fatto un bellissimo gol e sono molto molto d'accordo. Passiamo poi a Liverpool Rangers, Man of the Match Momo Salah. La squadra tecnica dice è tornata a dare il meglio di sé sulla sinistra, segnando il rigore e rappresentando sempre una minaccia. Allora, sicuramente ha rappresentato una minaccia, sicuramente si è dato molto da fare perché vediamo dalla mappa del calore non è rimasto comunque sulla sua fascia, ma a un certo punto della partita si è anche accentrato e si muoveva tantissimo in orchestra con gli altri attaccanti per creare molta densità, non dare punti di riferimento al blocco avversario. Però sinceramente ieri credo che ci fosse qualcuno che se lo meritava di più. Passiamo adesso alla debacle Ajax-Napoli. Di Lorenzo è stato scelto Man of the Match e sono molto molto contenta per lui perché mi piace tantissimo. Dicono, la squadra tecnica dice, il capitano è stato bravo nelle situazioni di uno contro uno, la sua leadership e i suoi movimenti hanno spinto la squadra in avanti e si è dimostrato forte anche in difesa. Allora, la fascia era sua. Ha fatto ciò che ha voluto anche in attacco, oltre al gol in generale vediamo che comunque è un terzino che dà sia stabilità difensiva che una grande spinta offensiva. Passiamo ora a Porto Leverkusen. Man of the Match è il portiere del Porto, Diogo Costa. Allora, la squadra tecnica dice che la sua parata sul rigore è stata molto importante per mantenere la squadra in partita e alla fine per vincere l'incontro, una prestazione molto solida. Se guardiamo la mappa, con i tocchi del portiere durante la partita vediamo che comunque una presenza molto anche se vogliamo rassicurante dietro per la squadra e sicuramente, voglio dire, per un rigore se lo merita, se lo merita. Passiamo adesso a un'altra partita a sorpresa della settimana, Bruges Atletico di Madrid. Jude Gla, classe 99 del Bruges, è stato scelto Man of the Match. È stato coinvolto in un ottimo scambio per il gol iniziale. Ha poi mostrato un'ulteriore abilità nel costringere Oblak a una grande parata prima di una splendida conclusione per il secondo gol. Innanzitutto, se guardiamo la mappa del calore, questo ragazzo è un po' ovunque in campo. Devo dire che sono d'accordo, forse anche per il fatto che comunque lo sto seguendo in campionato e anche lì sta facendo molto molto bene, secondo me se lo merita. Grande partita, anzi grande vittoria più che grande partita, dell'Inter a San Siro contro il Barça. Calhanoglu è l'eroe della serata. Il suo gol è stato fondamentale e la minaccia che ha rappresentato per il Barcellona durante la partita nel suo insieme hanno fatto sì che fosse proclamato Man of the Match. Devo dire che guardando la sua posizione in campo, eccola qui, la vediamo, era ben posizionato, anche dai suoi tocchi possiamo vederlo durante la partita, è stato piuttosto in controllo
zona del campo e quello lì numero 20 comunque ha dato un contributo offensivo ed è tornato a segnare in Champions League. Pareggio deludente degli Spurs contro l'Eintracht. Man of the match, il centrocampista dell'Eintracht. La squadra tecnica ha detto che ha fatto una buona partita solida a centrocampo e i suoi 65 passaggi tentati sono il massimo per un giocatore del Francoforte in Champions League. Devo dire che non posso che essere d'accordo, lui il suo l'ha dato. Passiamo adesso alla seconda serata. Tra i due anticipi c'era prima Lipsia Celtic. Lipsia ha vinto, André Silva, man of the match. Una minaccia costante, ha segnato due gol ed è sempre stato pronto per l'azione d'attacco, aiutando allo stesso tempo in modo altruistico nelle transizioni rapide. Una prestazione perfetta. Comunque sono d'accordo che di questa squadra io ho un debole per Nkunku, mi piace tantissimo come giocatore, però non si poteva non premiare anche la prestazione di André Silva che, cioè, guardate anche la mappa del calore. Cioè, gran partita, grandi movimenti, non è rimasto, comunque era punta centrale, ma si è dato tantissimo da fare. Ben collegato con la squadra, ben connesso coi compagni, sono d'accordo. Continua il bel percorso del Salisburgo in Champions League. Ieri ha vinto, dopo due pareggi, ha vinto contro la Dinamo Zagabria. Ed è il centrocampista Seiwald, appunto, della squadra austriaca a vincere il Man of the Match. E la UEFA dice: è stata una prestazione eccellente, ha letto la partita in modo molto intelligente, sbagliando raramente. Ha avuto spesso il possesso della palla e ha fornito il brillante passaggio che ha portato al rigore. Di Okafor, d'accordo, e sono anche contenta che comunque non abbiano dato il man of the match a Okafor solo perché ha segnato. Quindi, secondo me, questa è una scelta intelligente, è una scelta che ha premiato la performance in campo al di là dei gol. Si è reso molto disponibile e sicuramente ha avuto un possesso palla intelligente. Chelsea-Milan. Reece James è stato scelto, beh, sicuramente non poteva essere uno del Milan. Reece James è stato scelto Man of the Match. Ha avuto una grande influenza sul match, con e senza palla, molto importante. La sua potenza e aggressività hanno aiutato il Chelsea a mantenere. È vero, cioè è vero, potenza e aggressività. A mantenere la porta inviolata e ha fatto bene contro il pericoloso Leao. È stato composto sulla palla, è chiuso con un assist e un'ottima conclusione che ha determinato il suo gol. Se penso a quello che io ho pensato dopo la partita, è stato che cioè praticamente avevo l'immagine di James in testa, cioè ho visto sempre solo lui. Cioè, guardate la mappa del calore, era sua, ha fatto di noi ciò che ha voluto. Dunque, Real Madrid Shakhtar. Rodrigo, man of the match, non me l'aspettavo, cioè non ho visto la partita, però dagli highlights e da quello che avevo sentito pensavo che sarebbe stato Vinicius. Ha fornito il passaggio a Vinicius Junior per il secondo gol e ha creato occasioni per Benzema e altri per segnare. Bravo anche in difesa, ecco, probabilmente è stato comunque premiato anche per il fatto che si è dato da fare in entrambi i sensi, come comunque vediamo anche dalle mappe, sia quella del calore sia quella dei passaggi e dei tiri. E in effetti non posso dire di non essere d'accordo, sicuramente se lo meritava magari anche Vinicius che ha fatto un'ottima partita, però anche questo, anche così ci sta. In City Copenaghen sono molto contenta per Grealish che è stato scelto Man of the Match. Dicono il centrocampista del City, Jack Grealish, è stato nominato Player of the Match. Perché è stato eccezionale nel secondo tempo, realizzando anche il quinto gol. Qui è da, lui stesso l'ha detto in un'intervista, è da qualche partita che si sente di nuovo se stesso e secondo me si vede anche in campo. Lì a sinistra si è mosso molto bene, come vediamo, anche la sua posizione durante tutto il secondo tempo, beh, questa è di tutta la partita, comunque loro sottolineano nel secondo tempo e bravo Grealish. Un'altra debacle, quella del Sevilla, il Dortmund ha dominato. Jude Bellingham è il man of the match, che come suo coetaneo Musiala non smettono di sorprenderci. Di lui dicono, ha dimostrato personalità e maturità nel guidare la squadra in attacco e in difesa, nonostante abbia solo 19 anni. E oltretutto, adesso che non c'è Marco Reus, è pure il capitano, ha fatto un gol e un assist alla sua seconda, appunto, uscita da capitano del Dortmund, questa volta in Champions League. I suoi passaggi corti e lunghi sono stati eccellenti, ha assistito all'apertura di Guerreiro e ha messo a segno un gol magistrale pieno di intelligenza e qualità. Sicuramente è un calciatore intelligente, che se continua così può fare quello che vuole. Ha la personalità di essere colui che
comanda in campo e poi vabbè assist e gol non lascia mai indifferenti, ecco, diciamo. Penultimo man of the match è Angel Di Maria, dopo la vittoria della Juve per 3-1 contro il Maccabi. Ha fornito 3 passaggi eccezionali che sono valsi 3 gol della sua squadra. Cosa gli vuoi dire? Il suo movimento, le combinazioni nell'ultimo terzo di campo e l'intelligenza nel prendere posizione tra le linee sono stati eccezionali. Sottoscrivo ogni singola cosa. Ha proprio un senso della posizione in campo, vabbè, l'esperienza. L'esperienza, il talento che ha sempre avuto e sì. Finiamo su una nota italiana con Verratti, che è il man of the match di Benfica Paris Saint-Germain, che è finito in un pareggio. Una buona capacità di proiezione e di gioco nella prima fase ha garantito l'equilibrio in una buona squadra con molti giocatori d'attacco. In effetti, se guardiamo la sua posizione in campo in tutta la partita, si vede proprio che ha dato equilibrio, è stato il perno, perché appunto, come dicono, avendo molti giocatori in attacco, c'è bisogno di lui in quella fase. Sono d'accordo, cioè mi ha un po' sorpreso questa scelta, però in realtà ha sorpreso anche in positivo, perché appunto secondo me anche in questo turno si sono premiate tanto le prestazioni e non solamente, non lo so, diamola a Messi perché ha segnato. Si è premiata la sua buonissima prestazione, sono d'accordo. Per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate dei Man of the Match, se siete d'accordo oppure no. Ci vediamo nel prossimo video.